Il partito della Rifondazione Comunista si incontra per discutere sulle prossime amministrative a Catania e ribadite con fermezza che restate estranei a quelle che sono le logiche utilizzate fino ad oggi da tutti gli altri partiti. Sì, noi diciamo che innanzitutto ci vuole discontinuità rispetto alle passate amministrazioni, quindi la candidatura di Enzo Bianco non è una candidatura che ci riguarda perché ha esplicitamente aperto a soggetti politici, personalità che hanno causato i problemi che la città vive oggi e non certo può rappresentare la soluzione. Un momento come questo è un momento importante perché noi non ci stiamo a pensare che l'unica alternativa a Catania possa essere rappresentata da Enzo Bianco o Raffaele Stancanelli, che sono autori esattamente uguali del disastro in cui si trova la nostra città. Siamo impegnati e saremo impegnati fino all'ultimo, assieme alle associazioni, assieme diciamo, a quella sinistra diffusa che c'è in città, per presentare una candidatura alternativa. Pensiamo che la candidatura alternativa debba essere scelta in maniera democratica, motivo per cui noi guardiamo con molto interesse all'appello che è stato lanciato dalle associazioni qualche settimana fa per fare delle primarie. Il Partito Democratico ha scelto di non starci, noi diciamo che le primarie si possono fare anche senza il Partito Democratico, purché la proposta amministrativa per Catania nel 2013 con le votazioni di giugno sia una proposta radicalmente alternativa, che sia di sinistra e guardi a quella fetta di società catanese che sta vivendo in maniera drammatica la crisi, che vive una povertà ormai arrivata a livelli estremi e che si basi sui beni comuni e i servizi pubblici che questa giunta e anche l'amministrazione Bianco vorrebbero privatizzare o dare in project financing. Voi avete un nome da poter proporre per le primarie? Noi come Rifondazione abbiamo tutti i nomi disponibili, noi pensiamo che in queste amministrative per fare una cosa veramente diversa si debbano candidare tutti coloro che hanno portato avanti delle lotte in questa città. Ecco, noi rifiutiamo la logica del nome unico al comando, siamo sicuri che però quando presenteremo la nostra candidatura sarà accompagnata anche da quella degli assessori designati, perché non pensiamo al nome di richiamo ma pensiamo a una grande squadra che possa cambiare veramente Catania. Anche oggi SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, ha detto proprio questo, sia alle primarie, anche loro aspettano, tra l'altro hanno fissato pure una data possibile. Sì, c'è la data del 21 aprile lanciata dalle associazioni, ci possono essere tutte le date. Il tema è questo, accettiamo la sfida di fare delle primarie anche senza il Partito Democratico, perché è questa la domanda che ci dobbiamo fare. Speriamo che il pezzo che si è riunito attorno alla candidatura di Marisa Cagnino, quella del professore Caserta, tutta l'area della sinistra si possa incontrare in un grande momento di democrazia che parta veramente dall'alternativa e non ricicli gente come Forzese che insomma dobbiamo cacciare dall'amministrazione di questa città e non possiamo assolutamente permetterci di riciclare.